riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ad un cittadino straniero del Mali, annullando la decisione sfavorevole della Commissione territoriale. Occorre un'interpretazione dell'articolo 5,6 del decreto legislativo 286 del 98, insieme all'articolo 32 del decreto legislativo 2008 numero 25. Si legge quindi della previsione di poter rilasciare un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. L'uso della O evidenzia che i motivi umanitari possono anche non conseguire da disposizioni costituzionali o internazionali, ma rispondere all'esigenza di tutelare i diritti umani della persona imposta in Italia già dall'articolo 24 della Costituzione. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è quindi una sorta di clausola di salvaguardia del nostro sistema, che consente di autorizzare il soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una previsione espressa nella legge, ma che comunque rappresentano situazioni meritevoli di tutela appunto per motivi umanitari.